La luna, in tutta la sua gloria, era stata corrotta. Mentre Finch continuava ad essere il volto della Louisiana AHA, Mr. Orwell Cherry, l'amministratore dell'AHA e braccio destro di Finch, continuava a fare esperimenti con il potere. Notte dopo notte, l'amministratore portava cacciatori alla casa abbandonata, presso lo stagno e l'albero di salice. E notte dopo notte, essi bruciavano e cadevano. Ma la casa non era abbandonata, e notte dopo notte l'orfano Kevin Linus guardava con orrore Mr. Cherry sacrificare i cacciatori. Usando parole empie e ostentando un'enorme ricchezza, Mr. Cherry convinse il giovane orfano a unirsi a lui. Ma accadde l'inaspettato. In un tentativo disperato di salvarsi, la luna scelse il giovane come suo campione. Lui accettò. Ora Kevin Linus ha una missione, porre fine alle crudeli ambizioni dell'amministratore. Ma il potere è un pesante fardello, specialmente per qualcuno così giovane. Riuscirà Kevin a sopravvivere al massacro e salvare la luna? O saranno i metodi di Mr. Cherry a prevalere?